Salve e benvenuti in quest'ultimo video prima della pausa estiva. Poi riprenderò a parlare di string, teoria delle string, sempre di simmetrie, quindi fare altre diciamo, riflessioni sulla natura fisica del nostro universo. Però volevo lasciarvi con qualche spunto di riflessione, soprattutto su quello che è stata la rivoluzione fatta da Einstein con la sua teoria della relatività, soprattutto la relatività speciale, poi riprenderemo ancora a parlare anche di quella generale. Ma la rivoluzione è stata veramente enorme e secondo me è un po' riassunta in questa frase che non è di Einstein ma di Minkowski, che la dirà a un congresso. Minkowski, come sapete, è stato colui che ha realizzato poi dal punto di vista geometrico, matematico, ha messo un po' in pratica queste grandi intuizioni di Einstein per quanto riguarda la relatività speciale. Minkowski poi morirà giovane, mi pare nel 1909, quindi non porterà neanche a termine tutta la trattazione, però questa secondo me è una delle frasi forse più belle, più emblematiche della teoria della relatività, e riguarda proprio ovviamente due enti per noi assolutamente straordinari e che erano rimasti nel mistero. Non che la teoria della relatività non svela completamente il mistero che c'è dietro allo spazio e al tempo, rimangono ancora degli enti ontologicamente non ben definiti, ma sicuramente il passo avanti è stato enorme. E lo vediamo riassunto in questa frase meravigliosa di Minkowski, che dice, che è stata riportata praticamente, lui la dice a un congresso, quindi la trovate praticamente scritta in tanti testi anche a carattere divulgativo. Dice: lo spazio in sé ed il tempo in sé sono destinati a svanire come pure ombre, quindi è quasi poetica questa descrizione dello spazio e del tempo, come pure ombre, poiché solo un genere di unione tra i due conserverà una realtà indipendente. Sì, perché noi siamo abituati a lavorare, anche quando andiamo a scuola, con gli spazi, con lo spazio euclideo, spazi euclidei, vengono rappresentati come R2, R3, cioè. Spazi euclidei dove spazio e tempo sono ben definiti, più che ben definiti, sono separati, sono ben distinti, scusate, non definiti, sono ben distinti, da una parte abbiamo lo spazio, dall'altra parte abbiamo il tempo. Come se ci fossero stati due eventi creativi separati. Un'entità, chiamiamola come volete, un creatore qualsiasi, si è, diciamo, adoperato per creare l'ente spazio e l'ente tempo. Quindi due cose che fino alla teoria della relatività speciale erano due cose tenute distanti, separate, ben distinte, come dicevo. Tanto è vero che nel libricino di Abbott, Flatlandia, ci sono queste figure geometriche che si muovono, insomma, Abbott gli dà anche una spazialità che le figure geometriche bidimensionali, diciamo, non hanno. Quelle sono figure come triangoli, cerchi, eccetera, vivono un po' in un ambito ideale, in uno spazio, una sorta di peruranio, di spazio platonico, diciamo. In realtà noi abbiamo capito che poi lo spazio, per avere una certa, per dare origine a una realtà come noi la conosciamo, deve avere molto probabilmente una dimensione in più, due dimensioni non bastano, ma a prescindere, i personaggi di Flatlandia hanno anche un tempo che scorre. Ma questo tempo da chi è stato messo? Ovviamente ai tempi di Abbott, che la relatività speciale chiaramente non esisteva, il tempo era appunto qualcosa che era stato creato da qualcosa, da qualcuno, ed era lì che
faceva scorrere il tempo in maniera imperturbabile. Quindi, lo spazio euclideo, quando arriviamo alla relatività speciale, si capisce, questo è il grande salto paradigmatico della relatività speciale, la cosa più importante a prescindere da tutte le interpretazioni, gli orologi, i metri, i righelli, il tempo che si allunga, si accorcia, eccetera, eccetera, ma la cosa più emozionante, più bella della relatività speciale è è riassunta in questa frase che ci dice praticamente che lo spazio e più il tempo adesso diventano spazio-tempo, sono indistinguibili, sono come sono emersi molto probabilmente insieme da un ente magari ancora ontologicamente più fondante, ma sicuramente sono la stessa cosa. Questa è la cosa straordinaria, rivoluzionaria della teoria della relatività di Einstein, che noi dobbiamo guardare non più due enti fisici, ma un solo ente fisico, lo spazio-tempo, che ritenevamo invece essere due cose completamente diverse. Lo spazio lo conosciamo per certi versi, il tempo per altri. Invece adesso noi non possiamo più parlare dello spazio più il tempo, ma dobbiamo parlare di un nuovo ente fisico che è un'amalgama tra le due e che quindi ci è difficile da concepire, e che è lo spazio-tempo. Quindi qualcosa che si è come una lega, no? Quando mettiamo insieme, non so, l'acciaio, ferro e il carbonio, quindi diventa qualcos'altro. Quindi è come se avessimo messo insieme due cose e abbiamo ottenuto qualcos'altro, chiaramente, che è quello però che caratterizza il nostro universo, il nostro mondo. Quindi ecco il grande salto concettuale che noi dobbiamo fare, di vedere ormai questo spazio-tempo come una nuova entità sul quale noi possiamo andare a investigare. Ovviamente dobbiamo quindi fare anche dobbiamo anche cercare di capire che caratteristiche ha questo nuovo ente così amalgamato, questa nuova lega, dove abbiamo messo insieme due cose che ci sembravano così distanti, così distinte l'una dall'altra. Beh, vedete, lo spazio euclideo, potevamo interpretare per esempio una certa geometria, con anche qui, vedete, i punti equidistanti, se noi disegniamo praticamente i nostri famosi assi cartesiani ortogonali, beh, noi possiamo vedere praticamente che esistono infinite distanze, no? Uguali, e tutti questi punti che si trovano equidistanti dal centro degli assi cartesiani costituiscono praticamente una figura geometrica che noi chiamiamo cerchio. E l'equazione analitica che vi descrive, no, analiticamente questo stato di cose è x quadro più y quadro uguale a 1. Quindi se questo cerchio ha origine praticamente nel congiungimento dei due assi cartesiani x e y, questa sarà la sua equazione analitica. Vedete che quando passiamo allo spazio-tempo minkowskiano, quindi questa nuova entità, se noi sostituiamo all'asse delle y, l'asse delle x, diciamo, rimane lo stesso, chiamiamolo un ente spaziale, dimentichiamoci per un attimo che esistono anche gli altri due assi spaziali per la tridimensionalità dello spazio, no? Quindi asse x, asse y e asse z, ma dimentichiamoci di due assi e facciamo sì che ne rimanga solo uno. Questo è l'asse spaziale, mentre invece sostituiamo quest'asse y l'asse temporale, che, vedete, moltiplicato per c, che è la velocità della luce, ci dà una sorta di misura spaziale del tempo. Quindi è come se noi avessimo spazializzato anche il tempo, quindi è come se noi avessimo riportato qualcosa di simile
a questa figura geometrica qua. Qui x e y sono due dimensioni spaziali, questo y che avevo messo qua non avevo specificato che era un asse dei tempi. Qui invece lo specifichiamo, ma lo abbiamo un po' modificato mettendoci questa c davanti, questa velocità della luce per t. Quindi è un asse temporale, ma che diciamo si avvicina a una grandezza diciamo spaziale, tra virgolette. Ora vedete che l'equazione analitica che mi descrive questa situazione fisica dove io metto insieme spazio e tempo è un po' diversa da questa, perché qui non c'è x quadro più y, che sarebbe, diciamo, nella nostra nuova rappresentazione di assi cartesiani, sarebbe questo c quadro, t quadro. Vedete, qui c'era un più, x quadro più y quadro uguale a 1. Qui abbiamo invece x quadro meno, cioè questo meno davanti a c, meno c al quadrato, t al quadrato uguale a 1. Questa, diciamo, equazione analitica non mi rappresenta più l'equazione di una circonferenza, ovvero di tutti i punti equidistanti dal centro dove si incrociano gli assi cartesiani, bensì rappresenta l'equazione di un'iperbole. Quindi cambia completamente, come vedete, un po' la geometria di questo nuovo ente fisico che noi abbiamo messo insieme, di questa sorta di lega, no? Come nell'acciaio, quando mettiamo insieme il ferro e le quantità di carbonio, eccetera. Abbiamo una lega, abbiamo qualcos'altro, si forma l'acciaio. Qui è come se noi avessimo creato una lega che ha però delle caratteristiche un po' diverse. No? Quindi qui parlavamo, quindi lo spazio euclideo, lo spazio di Minkowski non sono proprio la stessa cosa, come era lecito aspettarsi. Cambia un po' la geometria, quindi qui parliamo di funzioni iperboliche, no? Funzioni iperboliche che sono un po' diverse da quindi una geometria un po' diversa, e abbiamo anche qui delle rotazioni degli assi che mantengono invariato praticamente. Vedete, la rotazione degli assi qui rimane invariata, fa rimanere invariata le distanze, e parliamo della cosiddetta covarianza delle leggi fisiche, cioè le leggi fisiche non variano al variare degli assi di rotazione, e possiamo praticamente studiare questi fenomeni attraverso vettori e tensori. Questi sono gli strumenti matematici che ci servono per fare tutta una serie di considerazioni in fisica, in uno spazio euclideo, dove c'è appunto questa covarianza delle leggi fisiche per rotazioni. Ora però anche qua, vedete, nello spazio di Minkowski noi dovremmo andare a lavorare con le cosiddette trasformazioni di Lorentz, ormai famose, che sono praticamente qualcosa di simile a delle rotazioni degli assi, non è proprio la stessa identica cosa. Quindi sono un po' anche qui si parla di una sorta di rotazioni che ho fatto vedere, che appartengono poi queste trasformazioni di Lorentz a un gruppo di simmetrie che noi chiamiamo SO3 più 1, eccetera. Gruppo di Lie, quindi parliamo di teoria dei gruppi, di Lie, eccetera, eccetera. Quindi cose abbastanza importanti, ma che sono tutte intrecciate, collegate, simmetrie, geometria, spazi che si possono vedere come enti appunto che hanno che sono sotto le quali soggiacciono delle simmetrie importanti, dei gruppi di simmetrie. Anche qui, vedete, c'è una covarianza delle leggi fisiche. Quando noi parliamo di trasformazioni Lorentz, anche qui c'è una covarianza di leggi fisiche, come di qua, però qui sono delle rotazioni degli assi, però a noi familiari,
Qua invece sono delle trasformazioni di assi un po' diverse, qui vedete, qui ci sono altre figure che noi dobbiamo prendere in considerazione, c'è un altro modo di interpretare, un altro modo geometrico di interpretare l'ente spazio-tempo nella visione della relatività ristretta. E proprio perché ormai spazio e tempo non sono più distinguibili l'uno dall'altro, noi dovremo lavorare questa volta, come vedete qui, con quadri vettori e quadri tensori, ovvero con quattro componenti, perché ormai è inscindibile lo spazio dal tempo. Quindi dovremo lavorare sempre con le tre dimensioni spaziali e il tempo, quadri vettori, quadri tensori, che sono gli strumenti matematici che vengono utilizzati proprio per lavorare nello spazio di Minkowski e trasportare in questo spazio di Minkowski tutte le leggi della fisica. Ora, per concludere, vedete che quello che è straordinario in tutto questo discorso è questo salto di qualità che noi abbiamo fatto dal punto di vista concettuale, di aver dato allo spazio e al tempo di averlo caratterizzato ancora meglio dal punto di vista fisico. Perché effettivamente, quando poi andiamo a lavorare nello spazio di Minkowski, ci accorgiamo che lo spazio e il tempo non sono enti così fissi, statici, deterministici, come se fossero stati messi lì in maniera deterministica da qualcuno che li ha creati e li ha messi lì ad hoc proprio per far funzionare questo particolare universo. Ma si vede invece nello spazio-tempo di Minkowski che questo ente nuovo è per sua natura flessibile, varia, ha proprio le caratteristiche tipiche di altri fenomeni fisici, come per esempio le forze, i campi. Noi li studiamo perché, e studiamo soprattutto la variabilità di queste cose. Variano, varia il campo gravitazionale, varia il campo elettromagnetico, tutto varia, cambia, c'è un cambiamento nelle cose. E quello che è straordinario è che anche lo spazio-tempo non è più statico, fisso, come potevamo immaginarcelo prima della relatività speciale, ma cambia. Quindi non solo è un unico ente lo spazio e il tempo, ma quest'ente diventa praticamente variabile. E sappiamo bene che infatti sia lo spazio che il tempo possono cambiare in base alla situazione in cui noi ci troviamo. Quindi cambia, gli eventi non sono più simultanei, no, perché ci può essere un evento, quindi prima per noi un evento simultaneo era simultaneo sempre, invece la simultaneità viene persa, quindi un evento che per me è prima, per un altro può essere dopo e viceversa, ma quello che poi cambia è soprattutto proprio la durata del tempo e anche lo spazio, diciamo, perché sappiamo bene poi che da queste cose ne derivano la famosa dilatazione dei tempi, la contrazione dello spazio, quando per esempio raggiungiamo velocità prossima a quelle della luce. E qui si aprono altri capitoli veramente straordinari. Perché in realtà, diciamo, queste contrazioni, queste dilatazioni del tempo non riguardano l'oggetto in sé, perché la teoria della relatività si basa su un principio di simmetria straordinario, che è quello di dire, attenzione, perché non è quando noi parliamo di contrazione, no? Che un oggetto che sta andando velocità prossima a quella della luce, è un concetto relativo, appunto, perché entrambi gli osservatori diranno che questo oggetto è in contrazione. Quindi, diciamo, è come se non sono gli atomi, le molecole che si contraggono,
ma è proprio una caratteristica proprio della griglia dello spazio-tempo che si modifica, e quindi tutti gli oggetti che ne fanno parte, compresi noi, seguiamo praticamente queste nuove leggi dello spazio-tempo, che come vedete sono un po' diverse dallo spazio e dal tempo euclidei. Quindi la griglia che ne viene fuori, la geometria, la metrica dello spazio-tempo, metrica che poi noi abbiamo visto anche nella relatività generale, che viene, questa metrica sarà influenzata dalle masse, dalle energie, eccetera, ma la metrica proprio stessa, anche nella relatività speciale, la metrica è una metrica che comunque cambia, un po' diversa da quella che noi pensavamo fosse per lo spazio e basta, più il tempo come ente assoluto. Qui invece la metrica dello spazio e del tempo, di questa fusione di questi due enti fisici, fa sì che gli oggetti possono in alcune circostanze andare incontro a una modifica di questo ente spazio-temporale, per cui noi possiamo avere degli scontri oggettivi. Sappiamo bene che la contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi a velocità prossima a quelle della luce sono assolutamente reali, non sono degli effetti, diciamo, sono degli effetti ottici interpretativi, insomma. Quindi questo nuovo ente spazio-tempo assume una fisicità ancora maggiore e ci fa capire che è qualcosa che probabilmente è emerso da un ente ancora più profondo e determina praticamente lo svolgersi di tutte le leggi fisiche. Quindi questa covarianza di leggi fisiche, quindi queste trasformazioni di Lorentz, fondamentalmente aggiustano un po' tutte le leggi della fisica, comprese quelle dell'elettromagnetismo, che proprio se noi le avessimo interpretate al di fuori dello spazio di Minkowski, quindi al di fuori delle trasformazioni di Lorentz, noi non le avremmo potute interpretare in maniera corretta le leggi elettromagnetiche, che ritornano invece nella loro covarianza generale se noi le andiamo a inquadrare invece nella giusta metrica di Minkowski. Quindi ecco, questo salto concettuale, questo cambio di paradigma, per cui lo spazio e il tempo non debbono più essere visti come due enti separati, ma come la stessa cosa, quindi ci fa capire che quanto ci sia di fisico nello spazio e nel tempo. E proprio perché sono entità fisiche, variano, cambiano, proprio come cambiano le forze, i potenziali, le dinamiche del nostro universo che chiaramente osserviamo tutti i giorni. Bene, con questo ho finito, ci rivediamo tra un po' di tempo. Grazie, arrivederci.